Dare concretezza agli atti di fede cristiana. Su questo principio ha basato l'omelia l'arcivescovo Riccardo Fontana durante la messa al santuario della Madonna del Bagno. E sotto questo profilo, dare una mano alle donne afghane ed ospitarne tre a Castiglion Fiorentino potrebbe essere veramente un atto concreto. Credo che dobbiamo studiare i modi e trovare i versi giusti. Credo però che noi non siamo a dire parole, le parole l'hanno già dette anche troppe, però credo che troveremo, cioè Castiglioni c'ha una tradizione di carità molto, molto larga e molto concreta da sempre. Il sindaco certamente condivide la mia visione su Castiglioni, che è di grande affetto e rispetto per questo popolo. Vediamo un po' se si riesce a trovare, noi stiamo studiando, se si riesce a trovare il modo di un gruppetto di donne afghane che sono a rischio. Vediamo se dalla Madonna del Bagno, che vorrei ricordare fu profuga, gli toccò scappare in Egitto lungo quella via del mare che ora ci siamo anche dimenticati che esisteva. Con il sindaco Mario Agnelli la proposta è stata esaminata e si sta lavorando per metterla a punto. Stiamo parlando di come poter fare, perché di fronte a questa ennesima emergenza che direi ha scosso anche tutto il pianeta alla fine, noi sappiamo che non possiamo risolvere da soli il problema, però il gesto simbolico di fare un passo avanti per dare una risposta concreta, non 100 risposte, diventa utile soprattutto per il significato, non tanto per la risoluzione di questo grave problema, ma tutto quello che abbiamo visto non ci può lasciare indifferenti.